In Giappone non dovete vomitare davanti ai vostri amici per fare bella figura. Non vengono, ma vanno. In Giappone per dire che vengono si dice che vanno. Questo finirà ormai sul canale a cazzo, mi spiace. Sì. Seba incontra tre suoi amici italiani per rispondere ad alcune delle domande più comuni che i novelli turisti si chiedono appena arrivati in terra nipponica. Sono qua a Shinnakano con Gabe Gause e siccome mi hanno chiesto un sacco di cose sul Giappone e stavo rispondendo proprio a gratis, ho detto no, monetizziamole queste domande. Come si fa a rimorchiare in Giappone? Allora, rimorchiare in Giappone in che posto? Cioè, c'è sempre una location, perché se vuoi rimorchiare in un locale si fa in un modo. Se vuoi rimorchiare per strada? Allora, se ti innamori per strada e vuoi conoscere una giapponese, praticamente non c'è quasi nessun modo per... O lei è veramente una zoccola e quindi magari te la dà anche lì sul momento, oppure è veramente difficile, perché in Giappone di solito ti dirà se mi massene se ne andrà via un po' a stile piccione, perché comunque, a parte che veramente, cioè, è anche un po' maleducato, cioè, è strano, però è difficile, è veramente difficile. Non mi è mai capitato di provarci con una per strada e, boh, forse prova a aprire Tinder, se lei è su Tinder e la trovi a pochi metri, magari la poi le puoi parlare. Può funzionare. In Italia non si usa? Io non l'ho mai usato, però ne ho sempre parlato. I cinquantenni, davvero? E gli altri dove rimorchiano, scusa, su Instagram? Sì. Davvero? Davvero? Vabbè, tornando sul discorso come rimorchiare giapponesi a cazzo, beh, potete dire che siete amici di Sebastiano Serafini, di solito funziona. Infatti devo dire che mi ringraziano spesso e così. Bene, quindi no, di solito i giapponesi per rimorchiare, no, a parte gli scherzi, però in Giappone per mettersi insieme a long term bisogna fare questi gokon, in cui praticamente un numero uguale di ragazzi e ragazze si siedono, parlano dei propri interessi, poi fanno un altro gokon, fanno una serie di 5-6 gokon, possono andare al karaoke, di solito a una cena, si va all'izakaya, si bevecchia un po', e poi dopo magari, ah, tu vivi nella stazione di, ah, io vivo nella stazione, ah, allora possiamo prendere il taxi insieme, allora un po' si dividono a coppiette e poi pian piano ci si mette insieme, dopo si inizia, cioè è un processo lungo. Come funziona in Italia invece per rimorchiare una per strada? Ah, ciao bella figa. Sì. Funziona? Le risposte sono un bello schiaffo. Sì. O una parolaccia. Dai, spiegaci i tuoi segreti per rimorchiare per strada, tu che mi sembri un esperto. Sì. Io essendo che faccio foto magari la butto lì. Ah, sei bellissima, vorrei farti qualche foto. Esatto. Lo dico anch'io, lo dirò anch'io. L'addocchi. L'addocchi. Okay. Fai uno sguardo con cui addocchieresti una tipa. Ah. Quella mano? Così no. Beh, aspetta, fai vedere la mano. Bisogna fare anche il gesto della mano o basta? Sei sicuro? Non proprio. Forse funziona a Lecce e a Trento funziona diverso. A Trento gli dico Guten Tag, tipo. Cerimonia nel... da ripetere, tipo, non lo so. Vabbè, ah beh, in Giappone, non so, in Italia, scusa, quando stai per... Vabbè, in Giappone comunque sapete che c'è la narrazione, ogni cosa che fanno narrano. Anche nel letto c'è la narrazione, però di solito lo fa l'uomo, quindi non... È vero. Per tu hai visto molti porno, quindi sai di cosa sto parlando. Ecco qua l'esperta, più coreana in Corea. No. Basta, bene. Vabbè, guarda che non c'è niente di male, tanto c'è il mosaico. Sai che mettono tutti i mosaici, sì, quindi... Ah, basta, di nuovo. Sei caduta in pieno. In Giappone invece funziona in modo diverso, perché non vengono, ma vanno. In Giappone per dire che vengono si dice che vanno. Sai, paese che vai, paese che trovi. Quindi no, praticamente loro dicono iku per dire che stanno per venire, però dicono che stanno andando. Iku, lo dicono... No, però comunque se lo dicessi io così sembrerebbe che stessi dicendo che sto andando. Non è che... Perché i giapponesi dovete sapere che non sono come gli italiani. Non è che ogni cosa che pensano è sporca o maliziosa. Quindi sono molto meno maliziosi. Quindi se io dicessi anche iku, penserebbero a tutt'altro. Penserebbero che devo andare a fare al bagno, tipo. Questo finirà ormai sul canale a cazzo, mi spiace, sì. Però avevo letto un articolo su un giornale che ti sconsigliavano di farlo al karaoke. Non trombate nei karaoke perché ci sono le telecamere. Nell'internet caffè è già più fattibile, però anche là ci sono le telecamere. Nei parchi è fattibile, però se vi trovano, beh, almeno potete scappare. Quindi se volete farlo all'aperto consiglio i parchi e non gli internet caffè o i karaoke. Consigli utili, no? Sì, utilissimo. È il vostro primo viaggio? Sì. Come vi è sembrato il Giappone? Fantastico. Non lo so. Hai incontrato già la ragazza giapponese dei tuoi sogni? Sì, dai.
diciamo ogni 10 minuti incontro la mia ragazza giapponese. Terza domanda, posto preferito a Tokyo adesso che l'avete visitato? Forse Ueno mi è piaciuto molto. Siete stati allo zoo? Sì. Avete visto Hachiko imbalsamato? No! Oddio c'era! L'avete visto? Siete stati al museo? Sì, no! Se siete stati al museo potevate ammirare Hachiko imbalsamato. No, andiamo! Andiamo Ueno adesso. Tra un po' devo vedere, ma io devo dire che questa è una cosa che io e anche tanti giapponesi eravamo contro. Secondo me Hachiko dovevano, cioè non dovevano imbalsamare, io sono contro l'imbalsamazione, ma tanti giapponesi erano contro, non so chi l'ha imbalsamato, chi ha avuto questa genialata. Però gli hanno fatto un monumento nel cimitero di Aoyama insieme a Saburo Ueno. Comunque 10 anni l'ha aspettato. Voi avete visto il film americano di Hachiko? Vi è piaciuto? Io non ho visto mezzo, non ce la faccio più. A parte che poi prima di tutto ero la ma... Com'è ambientato non in Giappone? Cioè questa è stata la prima... Anche se... No, era un bel film, era un bel film, però io non riesco a vedere film dove ci sono animali che vengono maltrattati o che aspettano il padrone, non ci riesco. Non abbandonate mai i cani. Quinta domanda, quinta e ultima domanda. Che... Cosa gli innervosisce di più? Cosa vi innervosisce? Di rispettare in fila? rispettare No, comunque in che senso? Tipo per non salire in treno? Sì, sulla fila è incredibile. In realtà perché? È comodissimo, è buono, è utile. Beh, io non lo so, è molto più scomodo quando non c'è la fila. È vero. Ma tra l'altro poi mi fa ridere che tutti si lamentano del... Cioè che tutti parlano del treno giapponese che è strapieno. Ma scusate, avete mai visto i treni a New York? Oppure i treni in India? Cioè veramente sono pericolosi. Molto, molto più pieni di quelli giapponesi. Anche i bus... In Italia? Sì, i paesini italiani sì. Quando sono stravolti. Ah sì, non lo so, io non prendo il bus in Italia. Corro. Avete un'ultima domanda, dai, un'ultima domanda così chiudiamo questo bel video. Cosa bisogna regalare per farsi dire un sì? Ah, ok, cosa bisogna regalare? Allora, gli assegni in bianco funzionano sempre con le giappine? No, comunque no, scherzi a parte. Qua farò anche un video a parte in cui parlo proprio... Conoscete Giappone a 360 gradi? È una pagina Facebook. E là c'era scritto proprio una giappo minchiata che non è vera. Cioè c'erano scritte tante. Ho fatto proprio un video su le 5 minchiate che ha detto questo sito in questo articolo. Questa non l'ho mai sentita, però è bellissima, sentitela. Vomitare dopo aver trascorso una serata con gli amici e quindi dopo aver bevuto molto non è così irresponsabile come per gli occidentali. Anzi, il fatto di vomitare è ben gradito perché significa essersi sacrificati per la felicità degli amici e la gioia di stare insieme. No, non è così. Uno vomita e gli fa: oh bravo, sei un vomitone. No, tra l'altro io sono un'amica che ha vomitato su una giacca di un mio amico e da lì l'hanno chiamata sempre Gerochan, ossia vomitina. Quindi diciamo che non è una cosa bella. In Giappone non dovete vomitare davanti ai vostri amici per fare bella figura. Potete benissimo bere e non vomitare. Io non ho mai vomitato in Giappone. Consiglio da amico: non vomitate mai nei taxi in Giappone perché può costarvi anche 30.000 euro. Quindi se proprio viene da vomitare, piuttosto lanciatevi, ma non vomitate lì. Dicevano che se regali un fiore per i giapponesi è una cosa brutta perché ricorda, è quello che regali funerale, perché se regala sono... non è una cosa vera, cioè è una balla. Anzi, se regali una rosa è giusto contenta la tipa, quindi informatevi. O almeno però, ma il linguaggio dei fiori c'è per ogni parte, dipende sì. Pure che fiori vai a regalare. Esatto, c'è un fiore che non puoi regalare al Giappone, che è il fiore di Kiku, che quello lo regali ai morti. Però di solito non, cioè indipendentemente dal numero, non è che se ne dai uno pensano alla morte, e comunque non è che porti un fiore solo sulla tomba. Io sono stato proprio in una tomba a Nara, e proprio in questi giorni a vedere la mamma di un mio amico, purtroppo è venuta a mancare, e abbiamo portato tanti fiori. E anche poi abbiamo portato anche il riso, per dire, perché si porta il riso e si mettono le hashi così. Infatti è per quello che non dovete mai lasciare le hashi così, perché ricorda anche la... Praticamente tutte le cose che puoi fare con le bacchette puoi ricordare la morte in ogni dove. Oh mio Dio, siamo a 10 minuti di video. Allora, la domanda era: cosa regalare a una tipa per farsi dire di sì? Un CD di Sebastiano Serafini, If, il nuovo singolo, compratelo. No, comunque scherzi a parte, no, non c'è una cosa che... Non lo so, dipende dalla persona. Però, boh, cos'è che si regala in Italia per farsi dire di sì? Ma per farsi dire di sì a una proposta di matrimonio o a un'uscita? Ma forse qualcosa, però dipende dalla ragazza. Cioè tipo la ragazza qui. Però penso che comunque se qualcosa che viene dal cuore, qualcosa che ti avete speso tempo per farlo, piaccia di più di una cosa che costa tanto, che magari non le piace. Dico, ma questo coglione che me ne... Tanto comunque lo accetterà comunque perché è giapponese, quindi deve accettarlo. E anche se gli regalate una cosa che non le piace, comunque se ci avete speso tempo lei apprezzerà. E va bene, quindi queste erano le 3 informazioni inutili che mi hanno chiesto, ho dato le risposte inutili. Grazie mille per essere stati con me, ci vediamo al prossimo video, ciao!